Ciao ragazzi, allora siamo arrivati al momento più desiderato di tutto il corso, il pranzo, perché dopo il culo che gli ho fatto questa mattina, questi non vedevano l'ora di venire a stare un momento tranquilli e parlare fra loro, perché è stata una mattina ovviamente piena di nozioni abbastanza pesanti. Però siccome a me piace sempre che le persone rilassino le testimonianze, e le testimonianze dirette, cioè di quello che loro possono pensare del corso, io ho scelto qualcuno, li ho quasi obbligati di dover dire le cose positive sul corso, perché sennò poi mi incazzerò con loro. Quindi i giudizi che vi diranno, ci siamo messi d'accordo in poche parole. Adesso passerò in mezzo ai tavoli perché voglio raccogliere un po' di impressioni, a parte gli scherzi, di quello che è stato il corso. Allora Marta, tu hai partecipato a queste ore di lezione, adesso dovessi dare un'impressione su questo corso, cosa dici? Cosa hai imparato di nuovo? Cosa pensi? Ho imparato un sacco di nozioni nuove, soprattutto su quelle che sono le strutture dei branchi, sia nei cani che nei lupi, e come bisogna comportarsi per avere un cane da guardia che sia affidabile per tutti i componenti della famiglia anche. Ok, molto bene, grazie. Allora, il nostro amico che ci ha raggiunti addirittura dall'Abruzzo, il mio amico Nicola, tu sei già venuto più di una volta, oggi hai ripetuto il corso base, ad esempio lui è un po' il modello di quello che dovrebbe essere il proprietario di cani, lui in questo momento non ha ancora cani, ma intanto ha già fatto due volte il corso base perché vuol capire un po' bene poi dove andrà a parare. Dovessi dire qualcosa brevemente? Ma io lo ritengo molto utile perché partendo dal lupo, iniziando da lì si riesce a capire il cane in tutte le sue sfaccettature, i suoi aspetti caratteriali che poi serve per la gestione, quindi io lo consiglio vivamente a tutti quanti, sia esperti e non. Ok, allora siccome voglio prediligere quelli che hanno fatto tanta strada, quelli che mi piacciono, che prendono navi, aerei eccetera, noi abbiamo il nostro amico che mi ha detto no, io non voglio parlare, però l'ho fregato e adesso lo obbligo praticamente a fare questa cosa. Allora, il nostro amico è partito da Sassari perché è venuto qui per fare questo corso, nell'occasione gli ho dato una super femmina che veramente fa scintille e siccome avrà carattere lui giustamente ha voluto fare questo corso, tra l'altro si era già anche scaricato il mio corso base, no? Sì. Ecco, allora tu che avevi già scaricato questo corso base, assistere con tutta questa gente alla lezione, in poche parole, cos'è che ti porterai a casa? Cosa pensi che ti sia servito? Sicuramente un bagaglio di esperienza molto più importante. E cosa pensi che praticamente il cane da guardia possa essere gestito anche da un principiante se osserve determinate regole, o bisogna essere dei superman per avere un cane assolutamente da guardia? Se si osserva un determinato, rispetta un determinate regole del cane, del lupo, comunque si può gestire. Si può benissimo gestire. Ok, mille grazie. Allora adesso sono alla caccia di qualcun altro, di questo nostro altro amico. Tu vieni da Bergamo, no? Ecco, io a dire la verità l'ho conosciuto solo stamattina, non so neanche bene lui se ha cani, se non ha cani, quindi è proprio un commento così a freddo, a caldo, come si dice. Ma tu cosa pensi di questo corso? Allora, è per me la prima volta, ma questa mattinata è stata una mattinata molto, molto positiva e soprattutto mi ha fatto cadere delle convinzioni che avevo prima di quello che era il cane, che mi sono state insegnate da piccolo, ma mi sta facendo capire che l'animale, il cane in quanto animale, deve essere rispettato nei suoi spazi e nei suoi istinti. Okay. Va bene, mille grazie. Continuo ancora brevemente, vado a beccare questo nostro amico che lui, diciamo, per noi rappresenta la gioventù, perché è uno studente universitario appassionato di cani che ha partecipato a questo corso. Dovessi dire brevemente le tue impressioni, cosa mi dici su questo corso? Sinceramente non mi aspettavo, sono rimasto stupito dall'approccio scientifico e quasi, cioè, veramente professionale, soprattutto io ti ho del tuo. Certo. Ti ho seguito tanto grazie a mio zio che è un vecchio cacciatore, mi ha dato questi input e io su YouTube ho iniziato a seguirti. Mi piace il tuo approccio, mi piace il modo in cui tu, la tua enorme esperienza e quindi il modo in cui tu interpreti il mondo canino, ok?
dal mio avviso l'unico modo vero e reale. Quello che stai capendo è che una persona, anche se ha solo avuto un pesce rosso, può approcciarsi a un cane di qualsiasi tipo di carattere. Soprattutto dopo l'ultima spiegazione sulla gerarchia dei lupi, noi mi ha illuminato. Nasciamo come soggetti predisposti a vivere con gli animali. Mi hai stupito e... Ok, ti ringrazio tanto. Poi qui tutti mi hanno detto guai se mi fai parlare, ma vado a beccare il mio amico... Ah no, no, ne ce n'è un altro nostro amico qua, ma lui sarà poi un giudizio un po' di parte perché ha fatto già alcuni corsi, però è nostro amico l'Urago, già educatore di cinofilia naturale e con altri titoli della federazione, adesso va a abitare in una bella casa indipendente, quindi dice aspetta che vado a sentire questa lezione che mi fa Ezio, perché vuole un bel paio di cani che li tengano lontani. La prima cosa che ho pensato è la sicurezza della casa, come prevenire brutte situazioni e imparare un po' di gestione dei cani. Allora, il mio amico Massimiliano da Varese, se in due parole dovessi dire cosa ti ha dato questa mattina, cosa potresti dirmi? Beh, sicuramente come sempre cultura, che è la cosa più importante, farsi cultura cinofila, perché senza un po' di cultura si rimane ignoranti come asini, non si va da nessuna parte, sicuramente. E poi anche la bellezza di conoscere tante altre persone che hanno le stesse passioni e problematiche magari con i loro cani e poter condividere quindi questa nostra esperienza. Ti ringrazio Massimiliano, è l'ultimo, poi iniziamo a mangiare, vado a beccarmi, anzi potrei fargli un grasso scherzo al mio amico Fogliarini, ma allora eccolo qui Riccardo, ispettore, ex frequentatore di campi d'addestramento, già consulente cinofilo, lui ha 3 Rottweiler con una carriera cinofila alle spalle, non indifferenza, esperienze positive e negative. 2 parole rapide sul corso base di stamattina. Allora, il corso base è interessantissimo perché a chi non ne ha conoscenza apre una cultura sulla cinofilia che è nascosta, tenuta nascosta a molti. Io ho frequentato diversi corsi con te, però ad ogni corso c'è sempre quel qualcosa che aggiungi già un bagaglio culturale che hai appreso. Perciò... Allora, la prima femmina che aveva era una Rottweiler, avevi seguito campi d'addestramento, sì. Poi hai cresciuto 2 cuccioli, un maschio e una femmina, tu li volevi da guardia, hai seguito dei miei consigli, sì. Hai avuto i risultati o no? Notevoli. Ok, va bene ragazzi, vi ringrazio di averci ascoltato fino a questo punto, adesso finalmente li lascio mangiare tranquilli e oggi pomeriggio ci sarà la seconda parte, per poi per quelli che si fermeranno domani faremo e concluderemo con il nostro stand da ispettori cinofili federali. Ciao ragazzi, ci tenevo a farvi partecipare a questo nostro evento, almeno la parte più piacevole che è il pranzo. Vi saluto, ciao!